Grazie che ci sei, perché dai voce ai guadagnesi, quelli che fanno la raccolta differenziata, anche perché i controlli, è bene che lo diciamo, saranno sempre più serrati. Venerdì prossimo li rifaremo, così come anche l'altro venerdì. Chiaramente dobbiamo migliorare la differenziata, la dobbiamo migliorare con quelli che si ostinano a non differenziare. No, facciamo tappa a Piazza Rosselli e poi andiamo ancora oltre anche nelle traverse che già abbiamo visto prima, quindi ci fermiamo là davanti, per favore, già, se vai oltre questa macchina ci controlliamo su come dici questa differenza. Allora, iniziamo da qua e vediamo che ci sono i cartoni o c'è la plastica sia qua che negli altri bidoni che possono essere riciclati. Quindi noi questo materiale stasera non lo ritiriamo, quindi i signori, questi qua con i quelli di fronte, come gli altri controlli che faremo, è inutile che vengano a lamentarsi perché anche loro, come tutti quanti gli altri, devono imparare a differenziare. Tutto plastica, vetro, non è normale, non è giusto. Se vedi la campana con il vetro qua sta a 20 metri, però nonostante sta a 20 metri il vetro è qua dentro, sta qua. Ecco, ci fa notare che sia un attimo che ci dovrei... Però tieni qua, non capisco. Queste situazioni, questi grandi comuni ci comportano a fare dello straordinario. Talvolta arriviamo anche a 80 e 90 ore in un solo giorno del sabato, che porta dei costi per la collettività che sono abbastanza esosi. Quando in realtà... Quando in realtà con una raccolta differenziata, ordinata, si verificano comunque diciamo, attività ordinaria ma non straordinaria. No, no, se la dico vero, se no la rendo vero, no, la rendo vero. Da quello che abbiamo visto stasera ci sono meno rifiuti indifferenziati in strada, molto di meno rispetto a venerdì scorso. Venerdì scorso abbiamo fatto 720 quintali di spazzatura, credo che adesso ce ne saranno 620-630, quindi diciamo che ci sono un 100 quintali di spazzatura in meno. Consideriamo che ogni quintale costa 130 euro, per 100 quintali significa che questo venerdì rispetto a venerdì scorso abbiamo risparmiato 1300 euro circa. 1300 euro, se la moltiplichiamo per 4 settimane o per 5 settimane, che sono appunto in un mese, diciamo che sono circa 5000 euro, anche qualcosa in più. Comunque oltre i 60.000 euro all'anno.